alla fine sai che il lavoro l'hai fatto, sai che fin quando hai avuto tutto a disposizione, o quasi tutto, perché io ricordo che noi non abbiamo mai avuto tutta la squadra a disposizione per tutto l'anno, a rotazione c'è stato sempre qualcuno che è mancato, però quando ti vengono a mancare tre giocatori più un altro fratturato, è chiaro che il rammarico ti, cioè, rischi di perdere proprio la testa, perché il lavoro l'hai fatto e dovevi arrivare a quel punto della stagione con tutti a disposizione, perché alla fine, se avete fatto caso, l'energia ha fatto la differenza, loro avevano più rotazioni, hanno ruotato meglio, noi siamo stati quasi costretti a fare delle rotazioni, e quello è il rammarico, è l'amaro in bocca che ti lascia. Avrei voluto giocarmela, insomma, con tutti a disposizione. Io non posso dire altro che grazie, 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 perché il mio sembrava quasi un accanimento terapeutico su di loro, sul chiedere uno sforzo dietro l'altro, mentale, fisico, più di questo non potevano fare. È chiaro che il rammarico c'è, e tanto è un misto di emozioni, perché in questi momenti te la vuoi giocare con tutti, purtroppo, insomma, già ne abbiamo parlato abbondantemente. Non bastava Cortese e Triassi, non bastava la frattura alla mano di Gianluca Campaiola, che ringrazio, che stasera ha voluto giocare con una frattura alla mano. Ci si è messa anche, insomma, l'infortunio al ginocchio di Igor Biordi, però abbiamo scavato oltre ogni limite per rendere orgoglioso il nostro pubblico di noi. Non so se saranno orgogliosi o meno, però noi lo siamo di noi stessi, del lavoro che abbiamo fatto e di quello che abbiamo costruito, e sono convinto che è un lavoro che non andrà perso da parte della società. La società ne farà tesoro sicuramente di tutte queste esperienze che sono formative. Sono contentissimo per i ragazzi, perché abbiamo lavorato molto anche sul miglioramento individuale. Ringrazio in particolar modo la società, gli sponsor, senza i quali non avremmo potuto sostenere tutti questi sacrifici quest'anno, che vi garantisco sono stati tanti. E ringrazio il mio staff, perché con una pazienza immane mi ha sopportato, e ringrazio i miei giocatori, perché sono stati i miei eroi e sono veramente orgoglioso di averli allenati. Sì, innanzitutto volevo fare i complimenti a Molfetta, perché nelle due partite ha meritato di avanzare col turno e di arrivare in semifinale, e il rammarico è grande. Non solo perché per la sconfitta di oggi, ma per come siamo arrivati nel finale di stagione, però sono orgoglioso di aver lavorato con questi ragazzi, di essere stato compagno di questi ragazzi. Siamo diventati ormai una famiglia, con lo staff e tra tutti noi. Ripeto, non abbiamo nessun rimpianto, perché abbiamo lasciato tutto sul campo, non solo oggi ma in tutte le partite, e il rammarico è grande, perché la sfortuna purtroppo non ha mai girato a nostro favore, e oggi siamo qua a parlare di una sconfitta che però dobbiamo essere oggettivi, analizzarla per quello che è il bello di fare questo, diciamo, lavoro, ma il bello di queste esperienze è conoscere persone nuove con cui mi sono trovato benissimo già dal primo giorno. Ormai non era più un peso, anzi condividere certi momenti con certi ragazzi è sempre stato qualcosa di speciale, di unico, che rimarrà sempre nei miei ricordi. Pesa ancora di più per questo motivo qua, perché veramente io penso che al completo saremmo potuti arrivare lontano, però Sala mi ha lasciato tanto, non solo dal punto di vista lavorativo sul campo ma anche fuori, quindi devo essere solo che grato di tutto quello che ho trovato, che ho avuto la fortuna veramente di incontrare.